Gentili telespettatori di Sud TV, benvenuti al consueto approfondimento con l'informazione. Oggi parleremo di giovani, di progetti europei, del mondo, del Parlamento europeo, ma introduciamo subito l'ospite d'eccezione che abbiamo nei nostri studi. Si tratta della dottoressa Giusy Sica, che ringraziamo per essere con noi. Buonasera, grazie mille per l'invito. Allora, Giusy Sica, oltre ad essere una giovane ricercatrice, è anche project manager, ma anche fondatrice del think tank e anche di altri incarichi prestigiosi. Ma come dicevamo dietro le quinte, nemo profeta in patria. Perché? Perché ci sono tante difficoltà, soprattutto per i giovani che si vogliono appunto dopo la laurea approcciarsi al mondo della carriera di ricercatrice, ma nonostante questo anche il Parlamento europeo dà tante chance, forse non tutti conoscono le possibilità. Ci puoi spiegare un po' com'è questo mondo? Beh, sicuramente è vero, nemo profeta in patria è una frase un po' che mi si addice, ma si addice anche all'esperienza di tante ragazze e ragazzi che, devo dire, insomma, si formano, fanno un bel percorso formativo e professionale qui e poi, insomma, trovano sbocchi professionali, lavorativi, di incontri, insomma, sollecitazioni quella che definisco la nostra mamma Europa. Ecco, per me l'Europa, insomma, le istituzioni europee sono non solo un momento di confronto, di dialogo, di interazione, ma sicuramente, insomma, il fine ultimo al quale, insomma, tendono tutte le attività che in questi anni sto provando a portare avanti, partendo da un piccolo territorio che è della provincia di Salerno. Quindi, insomma, un grande onore, una grandissima responsabilità rappresentare in quelle sedi istituzionali un think tank che è Regeneration Youth, che è, insomma, fatto da tutte donne, tutte amiche, colleghe. Ecco, spieghiamo nel dettaglio che cos'è. Beh, Regeneration Youth è un'idea, devo dire, che ci è venuta in mente ormai 4 anni fa. È una figlia che amiamo e vogliamo tanto, tanto bene perché ci ha dato grossissime soddisfazioni su più livelli. È un serbatoio di pensieri, quindi sostanzialmente, diciamo, un luogo non solo fisico ma anche proprio di scambio, di interazione tra professioniste di settori diversificati che si incontrano, dialogano, elaborano proposte che poi sottomettono alle istituzioni su più livelli, quindi non solo europeo ma anche nazionale, su temi diversificati. Sicuramente i temi sono attuali come la parità di genere, l'integrazione dei più giovani all'interno dei contesti insomma, marginali e soprattutto la cultura. La cultura che è il motore, insomma, poi che ha mosso la nascita del think tank Regeneration Youth. Quali sono appunto le occasioni che offre lei come giovane ricercatrice e soprattutto i suggerimenti che può dare ai giovani che si affacciano al mondo europeo, perché ormai siamo in Europa? Beh, mi fa piacere che lo ricorda perché spessissimo nei nostri dialoghi, ma anche nell'interazione, devo dire, nel nostro paese, un po' l'Europa non viene presa in considerazione o comunque presa in considerazione in maniera molto laterale. Insomma, viene il nostro aiuto durante tutta una serie di esperienze, di comunicazioni, magari a ridosso delle lezioni, ma poi spesso un po' abbandonata. L'Europa in realtà è un bacino non solo importante di opportunità, di arricchimenti professionali, di scambi, ma ci fa sentire anche all'interno di un ecosistema di interazioni, un ecosistema di relazioni che poi consentono quello che poi l'attività di networking e anche di creazione di figure professionali ibride. Dobbiamo non immaginare più la professione come una professione statica, ma dobbiamo in qualche modo immaginare delle nuove avventure, insomma, anche delle professionalità che sono degli ibridi, che vanno costruendosi con il tempo e quindi un po' si distaccano rispetto alle professionalità alle quali, insomma, noi siamo un po' abituati a pensare. Devo dire che all'interno del contesto europeo tante opportunità, non solo gli Erasmus, che sono quelli, insomma, un po' più famosi, ma tante opportunità di lavorare, per esempio, all'interno del settore della sostenibilità, approcciarsi con tutto quello che è il mondo delle non profit. Quindi lavorare in contesti che sono non solo stimolanti, ma soprattutto, insomma, avvincenti. Uno degli ultimi riconoscimenti che ha avuto appunto la dottoressa Giusy Sica è quello di essere nel board della giuria per la capitale europea della democrazia. Questo è un riconoscimento molto importante per una giovane ricercatrice originaria di Fisciano, ricordiamo. Sì, devo dire che è un riconoscimento importante che va a collaudare un po' tutti, insomma, gli ultimi anni di lavoro rispetto proprio al concetto di democrazia e di partecipazione
non solo in contesti europei, ma ovviamente anche in contesti nazionali. Far parte di questo board, quindi di una giuria poi civica fatta da cittadini, da ricercatori, da privati, da imprenditori che aiuteranno, insomma, poi il board scientifico nel decretare la capitale europea della democrazia. Ricordiamo che tra queste, insomma, c'è anche poi una città italiana che ha partecipato. È una grossissima opportunità non solo di apprendere, di sperimentare, ma anche di portare quello del capitale culturale e sociale anche da una città da, proprio, insomma, di provincia. Effettivamente il territorio dal quale provengo è un territorio che ha negli anni macinato tanti, tanti talenti, tante opportunità, spesso poco conosciute, ma che proviamo, insomma, a sollecitare e a portare comunque avanti. Ci spiega anche questo altro riconoscimento che lei ha avuto come Youth Policy Maker, soprattutto per questi ragazzi, per del Parlamento Europeo. Qual è questo nuovo incarico? Beh, è un incarico molto interessante che, ripeto, va a rafforzare ormai gli ultimi 4 anni di interazione costante con la DG Youth e comunicazione del Parlamento Europeo. Essere all'interno di questo board fatto da ragazzi provenienti da tutta Europa, rappresentare, insomma, l'Italia e il think tank Regeneration Youth è una grande soddisfazione. L'ultimo, insomma, appuntamento che ci sarà, uno degli ultimi appuntamenti a ridosso poi del nuovo anno, sarà a ottobre. Io la prossima settimana sarò in partenza per Bruxelles proprio per confrontarmi su temi non solo attuali ma di stringente importanza, come le relazioni con ovviamente con tutto quello che sta accadendo in Ucraina rispetto proprio al tema della democrazia e della partecipazione europea, ma anche in che modo approcciarsi alle prossime elezioni europee del 2024. Quindi uno scenario europeo che si apre e comincia a dialogare in maniera sempre più forte con le più giovani generazioni. Quali sono, appunto, le difficoltà oggettive che i giovani incontrano nell'approcciarsi con ovviamente queste difficoltà a parte la guerra, ma anche proprio questa crisi globale post pandemia? Ma sicuramente c'è un forte scoramento da parte delle più giovani generazioni, non tanto la mia generazione, che è una generazione, insomma, ridosso ormai dai 40, insomma, under 35, ma io immagino e sostengo, insomma, sento in maniera quasi quotidiana giovani ventenni che hanno ad esempio iniziato il percorso universitario senza potersi mai interfacciare con i propri compagni, i propri colleghi in università, che quest'anno finalmente sono tornati nelle aule dell'università. Quest'anno finalmente le nostre università hanno riaccolto di nuovo i giovani. Una grossissima difficoltà data dalla pandemia è stata proprio nell'interazione sociale. Ritengo fondamentale, lo è stato anche un po' per il mio percorso, l'interazione tra gli individui, tra persone, tra anche diversità di culture, sia stata poi determinante nel mio percorso. Credo che sia un po' questo quello che è mancato e dobbiamo lavorare affinché ci siano dei momenti di confronto sempre più importanti, partendo dal micro, partendo dal local, partendo proprio dalle realtà locali, magari in territori marginali, fino poi andare a lavorare su più livelli nazionali ed europei. Ecco, appunto, ha incentrato il tema del lavoro, cosa fondamentale per i giovani. Anche in questo settore ovviamente ci sono grosse difficoltà e i giovani del sud hanno forse qualche difficoltà in più? È vero, questa è una domanda, devo dire, che quando mi viene posta, comunque mi trovo a riflettere in contesti, insomma, nazionali ed europei, e mi fa pensare perché sicuramente i ragazzi, insomma, del sud, le ragazze, ancora di più le ragazze del sud, all'interno, insomma, che si muovono all'interno della provincia, devo dire, hanno una serie di difficoltà, non tanto forse di accesso alle informazioni, perché oggi siamo in un mondo totalmente globalizzato che, insomma, non dico scontato, ma abbastanza immediata l'accesso all'informazione, ma sicuramente nell'opportunità, ad esempio, di accesso allo studio. Dobbiamo fare in modo che l'accessibilità allo studio, la formazione, tant'è vero che quest'anno, lo dico, e l'anno, il 2023, sarà l'anno proprio del merito, delle competenze, sia non solo accessibile a tutti, una formazione che sia meritocratica, ma ci siano quante più opportunità possibili anche rispetto alle innovazioni nel campo delle nuove professioni. Un consiglio per chi, appunto, si appresta ad iscriversi all'università, è ormai periodo anche questo, ci sono molte università online. Lei che cosa consiglia? Qual è la facoltà che consiglia, e soprattutto queste università online sono poi davvero così formative?
Ecco, mi pone una domanda complessa, proverò a rispondere nella maniera più corretta possibile, insomma rispetto anche a quella che è stata la mia esperienza. Sicuramente c'è un forte discorso rispetto a quelle che sono il tema legato alle STEM, quindi tutte quelle che sono le materie scientifiche. Io provengo da un percorso un po' particolare, io sono laureata in archeologia e culture antiche e poi ho implementato tutta una serie di skills e di nuove competenze rispetto a quello che era il mondo culturale. Devo dire che non lo rinnego, anzi è stato diciamo, un valore importantissimo poi nel mio percorso non solo professionale ma soprattutto di vita. Quindi è verissimo incentivare i ragazzi e le ragazze all'approccio con le materie scientifiche, delle scienze cosiddette dure, ma soprattutto senza tralasciare e lasciare mai quello che è il mondo poi, sono le facoltà umanistiche. Rispetto invece alla dinamica delle università online, del frequentare in maniera insomma dalla propria stanza o comunque diciamo non con una frequenza in qualche modo obbligatoria, credo che sia un discorso importante. Sicuramente le nostre università pubbliche e private devono fare un po', devono penso immaginare dei programmi, delle offerte formative che vanno a intrecciare quelli che sono i bisogni soprattutto dei più giovani, quindi stare un po' al passo rispetto a quelle che sono le nuove richieste dalla propria utenza, quindi ovviamente dei ragazzi. Quindi in qualche modo io mi auspico che le nostre università ritornino a ragionare dopo la crisi pandemica in maniera, cioè, ponendo al centro i bisogni dello studente. Mi è piaciuta molto la frase dell'astronauta Cristoforetti che ha detto divorate la cultura, divorate ogni cosa, non solo le materie scientifiche ma anche quelle là umanitarie, perché poi vi aiuteranno nella vita, e lei ne è un esempio. In questo caso abbiamo con noi una giovane ricercatrice che ha tanti incarichi, ha tante responsabilità. Qual è il suo messaggio da lanciare non solo ai giovani ma proprio nel mondo della cultura? Beh, il messaggio molto forte che insomma, mi sento di lanciare è di invertire le strade già tracciate da altri. È una frase che insomma, veramente è stato un salvavita in tanti momenti, in tante avventure della mia vita da 33enne. Invertire le strade già tracciate da altri, invertire i percorsi imposti e iniziare insomma, a scegliere, a buttarsi, iniziare a ragionare anche che il fallimento è dietro l'angolo, che è possibile, insomma bisogna poterci fare i conti, ma è fondamentale per poter poi crescere nel proprio percorso. Quindi invertire la propria strada credo possa essere insomma funzionale per trovare poi strade personali, sbocchi personali che ci danno una gratificazione, e sicuramente essere un po' folli. L'Ordine dei Commercialisti di Napoli le ha conferito un altro riconoscimento importante, quello di far parte proprio del Comitato Scientifico della Commissione Imprese Culturali e di appunto creazione. Una cosa importantissima, anche qui un ruolo che le inorgoglisce, però c'è tanto appunto lavoro da fare. Beh, ripeto, il tema culturale, del settore culturale e creativo è un tema sicuramente molto forte. Sentiamo spessissimo dire che l'Italia è il paese che giace sostanzialmente su una miniera culturale legata ovviamente anche al turismo importante. Però spessissimo non ci rendiamo forse conto che c'è tanto lavoro da dover fare alle spalle di quello che dichiariamo. Quindi anche le imprese culturali e creative, che sono diciamo delle ibridazioni, delle imprese insomma standard che si occupano proprio di offerte, servizi, ragionare su quella che è la materia culturale e creativa in Italia, vanno seguite, vanno alimentate, vanno incentivate nel nostro paese e soprattutto insomma riconosciute a livello anche legislativo. Devo dire che far parte di questo comitato scientifico, e ringrazio il Presidente Aldo Petrucciani della Commissione proprio insomma Imprese Culturali e Creative dell'Ordine Commercialisti di Napoli, è insomma una bellissima esperienza, spero di portare non solo quello che è stato un po' il percorso fatto all'interno sia delle università insomma Federico II, all'interno delle istituzioni europee, ma soprattutto le istanze di chi poi quotidianamente si trova a doversi confrontare con tutti quelli che sono ovviamente i problemi e gli ostacoli di questo mondo. Ci avviamo nella parte conclusiva di questa intervista. Ha parlato prima delle elezioni europee. Anche qui la politica deve cambiare passo. Ha necessità, ecco, ha necessità, e su questo tiro un po' un sospiro, che sia, non lo so, di sollievo di riflessione. Ha necessità di dover invertire il proprio passo e anche un po' la propria
meta, la propria rotta, cioè cosa ci aspettiamo dalle prossime europee, cosa ci aspettiamo dalla nostra politica italiana? È arrivato il tempo forse di coinvolgere al meglio i più giovani? Io credo che la risposta sia sì, le istituzioni europee lo stanno facendo e ora un po' che anche l'Italia, il nostro paese, comincia a ragionare con le tante realtà anche giovanili che si occupano di politica attiva, che si occupano di democrazia, di partecipazione alla vita politica italiana. Credo che sia un po' un dover riconoscere il ruolo dei cittadini e delle cittadine non solo a ridosso delle elezioni, ma in maniera programmatica e soprattutto un po' più stabile nel tempo. Quindi io mi auspico che ci sia una reale partecipazione. Noi lo stiamo facendo, stiamo portando le istanze soprattutto dei più giovani nel contesto europeo e quindi insomma ci auspichiamo che il nostro paese un po' segua quelle che sono anche le direttive a livello europeo. Ultima domanda, diciamo dal punto di vista un po' più personale. Lei ha già fatto tanto, sta facendo tanto per la ricerca, appunto per invogliare i giovani appunto ad entrare in Europa, perché ancora il concetto di Europa secondo me è ancora da costruire. Ma qual è il suo sogno nel cassetto? Beh, il mio sogno nel cassetto è girare un po' tutto il mondo, approfondire quanto più possibile, continuare ad incuriosirmi, ecco, un po' più una speranza che un sogno, non lasciare la curiosità mai indietro e provare a girare i vari contesti anche che sostanzialmente non sono mai raccontati e provare a raccontare quelle voci che non escono mai, che non riescono ad emergere, che non riescono ad essere raccontate. Allora noi ringraziamo per la presenza nei nostri studi della ricercatrice Giusy Sica, ovviamente i migliori in bocca al lupo, anzi i migliori successi a questo punto, perché lei di incarichi ne ha davvero tanti. Grazie per essere stata con noi. Grazie mille a tutti voi. E allora è davvero tutto per questo approfondimento di Sud TV. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova intervista. Buonasera a tutti.